tutti, benvenuti in questo video in cui vediamo come purificare i vostri mazzi di tarocchi, carte divinatorie, carte oracolari per quanto riguarda la notte di San Giovanni. Allora, io in questa notte ho anche preparato la cosiddetta acqua di San Giovanni, e qui è già bellissima, pronta, profumatissima e dovrà essere esposta tutta la notte fuori ai raggi lunari, però per questa vi rimando al video come fare l'acqua di San Giovanni. Ne ho fatte due, una per la magia di distruzione e invece questa qui è per la magia protettiva, per la magia bianca e la magia rossa. Vi rimando al video, altrimenti questo qui diventa lunghissimo, quindi ne ho fatti diversi di video. Allora, in questa notte magica, che è la notte di San Giovanni, si usa anche purificare i tarocchi. Io qui ho diversi mazzi, ho deciso di purificare e caricare gli oracoli di Nicoletta Ceccoli, che sono questi qui, sono bellissimi, vi farò un video a parte. Poi i tarocchi sempre di Nicoletta Ceccoli, che sono questi qui, sono bellissimi, ce li ho da poco. Veramente sono stupendi. Sono anche questi che vedete qui dietro. Allora, come procedere? Poi ho le carte francesi e quest'altro mazzo che uso molto molto spesso. Questo qui, diciamo, i mazzi che uso più spesso. Allora, come si procede? Questi qui li ho già operato. Questi qui ho già operato e mi manca questo. Come si procede? Si prende il mazzo, per esempio facciamo l'esempio con questi qui, con gli oracoli di Nicoletta Ceccoli. Carta per carta, quindi il mazzo deve essere così capovolto. Carta per carta si passa sul fuoco, non l'avvicinate, basta anche poco, basta, non la bruciate la carta. La guardate, se è una carta negativa la mettete giù. Se invece è una carta positiva, dopo aver fatto sempre la purificazione sul fuoco, la lasciate in esposizione. Quindi per ogni carta dovete dire io ti purifico e ti lascio in esposizione. La lasciate tutta la notte, questa notte magica. Io qui ho anche delle erbe protettive che poi andrò a bruciare nella candelina. E quindi procedete così per tutte le carte. Quindi, per esempio, io qui ho questa, la carta del paradiso, quest'altra carta, sono carte positive, le lascio in carica, diciamo, per tutta questa notte magica. E invece quelle coperte le vado a coprire come questa qui, come questa qui, le carte negative, ecco, gli vado a dare come un comando. Ovviamente quando andrò a fare le mie divinazioni è come se stessi dando il comando di chiamare a me gli eventi positivi. Quindi anche questo discorso va fatto per le carte francesi, vedete, io tutte le carte positive, anche le figure io le ho tutte messe, diciamo, in esposizione, perché comunque le ho purificate. Le figure comunque mi serve, appunto, il significato è quello che, siccome rappresentano poi persone fisiche, è proprio quello di dare il buon auspicio che queste siano persone positive nella mia vita, sia che riguardi il lavoro, sia che riguardi l'amore e i rapporti interpersonali. Quindi stesso discorso, purifico la carta, se è una carta positiva la metto, ovviamente io parlo al dritto, la metto in esposizione, quelle negative le purifico e le metto così coperte. E quindi lo stesso ho già fatto per queste qui, per non fare il video troppo lungo, quindi ho lasciato in esposizione a caricare la carta, non so perché, metti a fuoco, la carta dell'amante, la carta della casa, la carta della visita, la carta della fedeltà e, per esempio, ho coperto la carta del dispiacere, però sempre il discorso, io ti purifico e ti metto da parte, cioè io non ti voglio, ti metto da parte e lascio in esposizione queste qui positive. Adesso vi saluto perché devo purificare e caricare tutte queste carte qui. Ok, quindi per esempio questa qui è l'asso di spade, è una carta negativa, io ti purifico e ti metto da parte. Questa è la casa,
simboleggia il 4 di coppe, invece questa la tengo, io ti purifico e ti lascio in esposizione. Bellissima carta, 3 di coppe, vedete che belle queste carte. Poi vi farò un video su queste carte di Nicoletta Ceccoli. Io ti purifico e ti metto in esposizione. Bellissima carta. Al suo posto unico sarebbe anche la custodia di questi tarocchi stupendi. Quindi carta, io ti purifico e ti metto in esposizione. E quindi andate avanti, insomma, per tutte le altre carte. Questa anche la tengo, 10 di denario, ti purifico e ti metto in esposizione. Ecco, 7 di coppe, la tengo, io ti purifico e ti metto in esposizione. Invece qui le lasciate coperte tutta la notte, lasciate questo tavolo magico, il vostro altare, lasciate così. Invece l'acqua per questo video vi rimando all'altro, per quest'acqua vi rimando all'altro video. Invece l'acqua va lasciata esposta fuori e ritirata al mattino. Io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un commento e mi potete scrivere, insomma, chiedere qualsiasi chiarimento. Buonanotte di San Giovanni a tutti. Quindi anche per questo mazzo vado a mettere in esposizione soltanto le carte positive che ho precedentemente purificato sul fuoco, come vi ho fatto vedere prima. Adesso sono tante, quindi lascio di tutti i mazzi, lascio soltanto in esposizione le carte che per me sono positive, insomma, anche secondo la tradizione, tipo adesso, ecco, tipo le stelle, 7 di denari, 9 di coppe. Invece le altre, le negative a testa sotto, le lascio così, con questa bella candelina, per tutta la notte in esposizione. Saranno pronte poi caricate positivamente per le prossime divinazioni.